Sì, eccoci di nuovo da Pagani Cosa Vino. Allora, vi abbiamo parlato delle tante iniziative, ci sono anche sagre che in questo periodo, una prossima a novembre, non ci sarà dovuta essere purtroppo. Chiara, vedi della Proloco. Allora, Chiara, raccontiamole però tutte queste. Allora, solitamente durante l'anno organizziamo tre sagre principali. È molto importante per il nostro territorio e la prima è quella dei Virtuti, che si tiene il 1° maggio. I Virtuti sono una zuppa di cereali e legumi. Speriamo che il prossimo maggio possiamo cogliere molti turisti. A luglio la sagra delle sane stracciate con i funghi porcini e a novembre delle castagne. E, oltre ovviamente queste sagre organizziamo molte. Se il 24, dopo il 24 si potranno fare, può darsi che la potete anche spostare, no? Non credo. Abbiamo no, preso il sindaco no. Allora, non dobbiamo rompere. Ok, allora Maurizio Cubbiotti, Federparchi. Allora, anche qui ci troviamo al centro di un grande parco con mille possibilità. Beh, sì, alcune le abbiamo già sentite, posti fantastici, visibilmente già così rappresentativi. E soprattutto i parchi ancora una volta possono rappresentare l'elemento di congiunzione tra tutto, tra storia, cultura, natura, ma anche tra salute e ambiente, e anche in questa situazione particolarmente delicata come luoghi che possono essere vissuti nel massimo della sicurezza, quindi con il distanziamento, con il numero contenuto di persone. Quindi davvero un ruolo per i parchi fondamentale. In questo caso l'intreccio tra anche chi produce, chi lavora nei parchi e i parchi stessi è particolarmente bello, entusiasmante, incoraggiante ed evidente. Maurizio, io andrei a chiudere con il padrone di casa, col sindaco Danilo Ignazio. Allora facciamo un invito, anche se non ce n'è bisogno, in questo periodo chi vuole passare e trascorrere un po' di ore fuori può venire qua. Cosa sì, troverà? Venite a scoprire il nostro territorio, troverete un bellissimo borgo che stiamo cercando di migliorare. Troverete un contesto molto accogliente, il lago e poi alcune attività produttive, quindi potrete gustare i prodotti locali, andare nei nostri ristoranti, assaggiare il tartufo, le castagne. E sul tartufo io vi saluterei e pregherei Alberto di inquadrare il nostro tavolino. A voi studio. Grazie Maria.